Benvenuti in questo nuovo vlog che inizia con due giorni per me di full immersion in cose che proprio sono seccanti a fare, cioè file, avere contatti con gente che non ha idea di cosa significhi proprio lavorare in generale. E quindi, senza fare troppa polemica, è inutile che ne parliamo. Quando devi avere a che fare o con reparti come ASL o con reparti come comune qua da noi, è una tragedia. Mettiamoci anche che comunque c'è un post vaccino, ti faccio vedere la mia faccia e capisci tutto. Ti dico solo che c'è pure un herpes, per questo non ho messo il rossetto. Io senza lo sotto non è che mi ci veda tanto. Comunque, sono appena tornata a casa. Ieri ho fatto la prima dose di vaccino. Tutto sommato ho ancora dolore al braccio, ma solo dolore al braccio. Ma la prima dice che cala come l'acqua, non fa niente. La seconda dicono può portare qualche problema. Allora, ovviamente io vado sempre con la fortuna, perché ricordiamoci sempre che le congiunzioni astrali sono tutte a mio favore, sempre. E mi è arrivato automaticamente, perché da noi, non so se in generale, ormai è arrivato automatico il secondo appuntamento per la vaccinazione via messaggio. Non mi hanno rilasciato nessun tesserino, rilasceranno un foglio penso alla fine che ho fatto la vaccinazione completa. E mi è arrivato questo messaggio, la data che mi hanno messo, io non posso fare la seconda dose perché ho un impegno importante due giorni dopo e non posso rischiare di stare male in quei giorni. Quindi sono dovuta andare stamattina a capire se mi possono anticipare. Ho perso tempo, ho girato finché mi hanno detto che posso farlo, basta che è dopo il 21° giorno. Quindi ho risolto questa cosa e poi sono andata con il mio telefono facendo vedere l'email che ho mandato, a cui mi risulta consegnata, mi risulta quindi che l'avranno aperta questa email al comune. Ho fatto vedere anche l'elenco di 20.000 telefonate che ho fatto, dove la gente mi chiudeva il telefono in faccia o comunque lo metteva fuori posto in modo da non rispondere. E nel momento in cui ho fatto vedere tutto questo, la risposta è stata: signora, non si preoccupi, facciamo subito quello che dobbiamo fare. Ecco, ho rischiato di fare 2-3 omicidi oggi, però fortunatamente se la sono portata bene, perché a me non hanno lavorato un po' seccati, mi verrebbe in mente un'altra parola. Sono stati anche molto celeri in quello che dovevano fare, che poi tu vai in uno sportello e ti dice una cosa, vai nell'altro e te ne dice un'altra, questa è un'altra storia, ma lì purtroppo questi ce li dobbiamo prendere. Fortunatamente però mi sono portata a casa il mio malloppo di documenti che mi serviva, un sacco di certificati che dovevo fare, mi sono portata a casa anche la consapevolezza che posso fare la vaccinazione anche una settimana prima di quando me l'avevano programmata. Quindi tutto sommato ho risolto i miei problemi, ce l'ho fatta. Stamattina ho iniziato la mia mattinata sbraitando perché non mi rispondevano al telefono. Io odio la burocrazia, proprio un odio profondo, non mi piacciono questo girare per uffici. Ma a chi piace? Oddio, c'è gente che magari piacerebbe, ma a me no.
Proprio no? È una cosa che mi mette nervosismo proprio. Poi quando hai a fare con impiegati che sono scostanti, seccati del lavoro, che dovrebbero solo ringraziare Dio che hanno un posto statale che li paga, ecco, e lavorano quasi quasi per farti il favore. Dovrebbero minimo minimo avere il sorriso stampato in faccia ogni giorno con le persone. Ma e niente. E poi io penso che, vabbè. Purtroppo è anche vero che in questi settori molta gente è lì, non perché se l'è meritato. E questo è un gran peccato, però l'importante è che ho risolto quello che devo risolvere, è inutile che ci penso, non è una cosa che posso risolvere la loro incompetenza, vado avanti. Mi ha chiamato Daniele nel frattempo. Dunque, oggi faremo il riso e io devo consumare sia le fragole che mi stanno andando a male. Quindi, mamma che profumino, buone queste, ma devo consumare anche il melone. Quindi le mie merende di oggi saranno melone e fragole. La mia frutta preferita, l'ho già tagliato perché metà l'ho mangiato per una pausa di mattina mentre facevo cose. Ho pure due zucchine, ma un sacco di cose da consumare. Col fatto che il sabato e domenica non ci siamo stati, non mi sono calcolata che non avrei cucinato cose qua neanche là. Va bene, comunque, ce la farò. Affronterò anche questa giornata. Ce la posso fare. Sempre più faccia disastrata, ma devo andare ad attuare quello che molte donne hanno molto bisogno a un certo punto del mese, o cioè c'è chi è a un certo punto dell'anno, per carità, ma comunque a un certo punto del mese, ognuno di noi ha bisogno della deforestazione. E quindi c'è la mia stilista che mi aspetta, però la mia glicemia non era idilliaca, siccome dovrò stare là, ma poi devo fare tante altre cose. Faccio la mia pausa con questo melone che, per essere uno dei primi, non è dolcissimissimo, ma è buono. È iniziata la stagione della frutta che adoro. Meloni. Tutti i tipi di meloni. Anguria, melon, kiwi, qualsiasi. E in 2 giorni me lo sono fatto fuori, tutto, da sola. Ma era buono. Gli ultimi 2 pezzi, me li mangio ora. E poi andrò a... Devo consumare... No, le fragole le ho mangiate a pranzo. Io vado, mi do una parvenza decente. E poi non so se andrò alla ricerca ancora delle famose poltrone per esterno che cercavo. O magari... Se fossi una persona saggia, tornerei a lavorare al vlog di giovedì, ma non farò così sicuramente, perché poi quando mi trovo dai miei genitori, perché l'estetista sta vicino, la mia amica comunque, perché alla fine l'estetista è la mia amica, sta vicino loro, mi fermo e mi prendo un caffè da mia mamma e poi vediamo come si evolve la situazione. Io ero una di quelle che dall'estetista non ci andava, non perché volevo dire che ero contro la deforestazione, la ceretta, ma perché mi piace molto il fai da te. Infatti il colore, compro il colore e me lo faccio. Quelle, una volta l'anno lo faccio il colore io, giusto per dare un tono ai miei capelli, ma neanche, diciamo. E mentre a casa cercavo di fare tutto. Poi a un certo punto sono andata da un'altra estetista, perché ancora Roberta non la conoscevo. Mi ha riempito piena di lividi, perché io ho un problema serio, produco i lividi con molta facilità. Sembrava mi avessero ammazzato, praticamente. Tutti mi dicevano, ma tutto a posto a casa con tuo marito? Sì, tutto a posto. Mi escono dei lividi assurdi, proprio, mi escono proprio... E io non posso farmela perché mi combino male, nelle braccia soprattutto. Oh, ma... A me che me ne frega? Giusto per condividere. Cioè, alla fine... Nel frattempo parla che ti parla. Io, la mia merenda, l'ho finita. Vabbè. Attiviamo questa. Così controllo le belve. Sposto questa. Ne ho posizionata una là e una qua. Per vedere se combinano cose quando non ci sono a farmi due risate. In realtà dormono sempre. Sono la fotocopia dei patroni, praticamente. Va bene. Scappo che è tardi come sempre.
nell'acqua piccola piccola, guarda come noti. Come si fa a Cioè, se mangiare? prendo un po' di questo lo metto Sì, fai nell'acqua. così, prendi un pizzico e mettiti vicino l'acqua, guarda come ti. Aiuto? Aiuto? Io sono una che provo sempre, chi sta mia mamma. Proviamo? E farti vedere, Elementi di chimica. vedi, vedi, verde, vedi a mamma, Ah, sì, vabbè, verde, spaccia il capito? cancro, non Sì, dovrebbe male. si toglie, vedi? Sembra tutto sale, ma non è, sono tutte le erbe, vedi? Verde. Bene, però oggi l'ariosto ce l'ha fornito Mary. Guarda che Sì, carino. Ha pure un questo bel qua, colore. vedi? Un bel colore. Guarda mamma. Sembra sabbia. Questo Sì. è rosmarino. Sì. Olio rosmarino. Quanto ne hai messi? No, ci sono tre rametti. Ma Ah. qui già il zucchero non si Va bene, asciutta. come al solito. Dosi a definire. Qua pure hai fatto un bicchiere di sale. Sì, se è un bicchiere di sale, penso. Sì, vabbè, un bicchiere. Loro dicono pure mezzo chilo ne puoi fare, capito come? Loro fanno Ah. mezzo chilo. Però io non mezzo chilo, no. Vabbè, su un bicchiere di sale quanti rametti hai usato? Un rametto puoi mettere, vai. Per ogni cosa? Vedi che si deve fare ogni tanto. Fare questo sistema. Battilo, Battere? come il limoncello. Ah. Battilo, sì. Cioè lo Vedi? scuoti a destra e a sinistra? Sì, lo scuoti, prendi un po' di L'armadio delle conserve. ceviche. E sta sperimentando cose aromatiche. Sì. Davvero. Dopo le piante grasse che mi Questo è invaso tutta la casa. rilassante, vedi che fa tante cose questo. Rosmarino. È vero, è rilassante. Dicono di fare gli Sì, infusi. è Ah, però vero. sto scherzando. Ma lo so veramente, mamma. La piantina che gli abbiamo regalato, quella Daniele, questa io, deve essere della mamma. Secondo me quella piantata là fa bella, mamma. Quale? La Quella. volevo mettere con una cosa di vetro, sì, ce l'ho, ne ho mamma. Mi metto Devi un pochino metterci un di po' di terriccio terra. sotto. Sì, vabbè, lo metto, il terriccio ce l'ho giù, lo vuole un pochino. E perché si mantiene, sicuramente, infatti questo voglio fare. Ah, questo non l'abbiamo fatto vedere. Allora, questo era chiuso, vero? Sì, no? Questo era come quello, Certo. praticamente. Lui l'ha tagliato. E ha fatto la cosa per il PC, per quando fanno le riunioni su Zoom con i bambini al catechismo, perché sono all'avanguardia ormai. E praticamente ha usato uno scorrevole che aveva e ha fatto questa cosa scomparsa. E qua invece c'è la scorta di ciotole che a casa delle mamme del sud non manca mai, perché sono le ciotole che ti danno per portarti a mangiare. Infatti là dentro, nel microonde, c'è quella pronta per stasera. Cosa hai preparato per oggi a portarmi? Oggi Come dice mio padre, voglio. vengo e faccio la scorta quando arrivo. Questa l'ha fatta pure lui, l'ha appesa. Ho lasciato questo spazio, ma Straccetti di pollo. questa ce l'aveva, da un taglio che aveva fatto. E oggi portiamo a casa sale aromatico, aromatizzato, e pollo con peperoni, Sì, peperoni. no? C'è allora tutto. Sempre aromatizzato. Con quello. Sì. La prova del fuoco. Va bene, abbiamo sperimentato un nuovo sale. Ti faremo vedere poi come si farà un giorno con Mary. Prima lo proviamo e vediamo se dura nel coso. Sì, dura, dura, mamma, è vetro. Questa pianta grassa. E lì c'è un cane. Vedi, C'è non un ci riesce cane. Cane, passare. vieni qua. Che stai facendo tu con quelle mani sporche? Ma in Silicone. questa casa fate sempre Noi cose. siamo Chi te così. che faci il sale No, io non aromatizzato? ci addormentiamo, facciamo così, siamo in Che movimento. stai facendo? Mascio! Andiera, Vale sempre la proposta. Acquista un Piero. Te lo mandiamo online con Amazon. Aspetta che arrivo. Ma che stai facendo? Il silicone? Shh, ti dà un. A andiamo a entrare le formiche a casa mia. proposito, io c'ho le formiche nella casa a mare. E c'è un cane che abbaia. E questo l'ha fatto papà. Formiche, vai con L'ha inciso con il. Questo l'hai inciso tu, vero papà? Sì. che? Tu l'hai fatto questo, non Filippo. Sì. Sta inciso papà. Scusa, Ma questo è un tronco vero? sì, un tronco questo intero. sai che cos'è? È un braccio di rame di un abate di altare. Un braccio? Un Di braccio. ramo, non di rame. Un rame, Guarda che bello, dai. Un c'era un appoggio. altare con questo, Ah, va. siccome. Ah, di un altare. C'era l'altare Sì. di Lamezia Termine. Terme. Termine? Lui no? Terme. Quindi questo è il legno vero. Sì, ulivo proprio. Guarda che bello, Un questo è tronco di Gesù. ulivo, mamma.
Allora, racconta, non ridere, racconta cosa è successo quando è stato 2 giorni prima del mio matrimonio. Quando hai trovato quella cosa? Ah, E quando è stato? è stato 2 giorni prima Abbiamo scritto la frase che ti dietro. spostavi. Usciva il Mentre cane. uscivo il cane, ho visto un tronco, una base Di compensato di era. compensato lavorata con lo stesso disegno della tua bomboniera. E ce l'abbiamo messo come quadro a casa, che poi mi devo ricordare di farlo vedere, lo ricordi? Era un pezzo buttato Sì, così, me lo era una Sagra ricordo, Famiglia la Sagra incisa, Famiglia. e praticamente ce l'ho a casa come quadretto all'ingresso. E abbiamo scritto la data dietro. Mi pare che era un paio di giorni prima del matrimonio. Pure il Vangelo della Famiglia. C'era insieme, mi pare, no, Piero? No, il Sì, Vangelo sì, c'era, sì. no. Che? Il No, solo Vangelo. l'immagine era, mamma. No, il Vangelo l'ho trovato a parte. A parte, No, l'ho il trovato Vangelo quando no. capita che dovevamo trovare la frase per i bambini e ho trovato il Vangelo con la frase. È vero. Ma mio padre ti potrebbe anche raccontare cosa abbiamo fatto per fare i sacchettini. Quante agende ha dovuto tagliare? Lui, quest'uomo schiavizzato, ha tagliato un sacco di agende. Non ci abbiamo i video perché non facciamo video in quel periodo. Compra anche tu un pirocampolo. Dovremmo metterti all'asta, chissà quanto guadagniamo. Come riordinare le padelle in modo geniale. Le appese, cioè. Sì, un agente. Sei normale. Per mettere le teglie dritte, Guarda, per tenerle ferme. sì, se no calavano. E se no cadono. In più ci deve fare il tubo Ah, questo è una cosa per anche. appendere gli spruzzatori. Il coso della stoviglie. No, ma veramente. Hai visto, mamma mia, era buono. Cioè, per appendere le cose? Gli spruzzatori che Così si sono fa spazi. spazio. Ma quello è il tubo dell'acqua? Cioè, le appesi nel tubo Sì, per il dell'acqua? momento sì. Non ci posso credere. Come sfruttare un tubo dell'acqua? Ah, appesi così. Non ci posso credere. Nell'attesa che ci colleghiamo con i ragazzi, che oggi abbiamo la riunione online, spuntino da notare la differenza. Spuntino di Daniele. Spuntino di Daniele. E là, il riso soffiato col cioccolato che ha fatto mio padre. Spuntino mio di oggi, perché devo ricominciare a mangiare bene, sennò alla fine. Quelle sono appese là, come per esempio. Comunque, questi sono snack con legumi. Non fritti. Non so che legumi ci sono. Vediamo, vediamoli insieme. Piselli, fagioli e lenticchie. 50, allora, mais 57,4%, legumi 30%. Quindi è fatto di mais e legumi. Infatti ha. Però ce ne ha grassi. Ma poi saturi 1,5. Carboidrati 64. Però sono buoni. Così sono, guarda. Carini. Invece della solita galletta sembra che ti mangi patatine. Ti illudi. A Daniele piacciono quelli al mais. Ma adesso non vuoi. Sono contento per te. Mangiamo un panino con la parmigiana io. Non canterò. Veramente. Non ce la posso fare.